Buongiorno, buona giornata a tutti. Ringrazio innanzitutto il commissario D'Acta dell'invito a partecipare. Mi dispiace molto, sono mortificato dell'impossibilità di essere presente fisicamente come avrei voluto, ma per altri impegni non sono riuscito a liberarmi. Non ho voluto però mancare, sia pure in questa forma virtuale, a portare il mio saluto, il mio augurio alla Costituzione di una nuova Camera di Commercio che unisce due realtà importanti come quelle di Treviso e di Belluno. È significativo il fatto che in questo processo di riforma, di autoriforma e di riforma delle Camere di Commercio, che porta anche a una semplificazione e ad un accorpamento progressivo, siano già ben due realtà che danno l'avvio a questa novità e siano tutte e due nella importante regione del Veneto, che è un caposaldo dello sviluppo economico del nostro paese e non solo, una delle regioni più importanti d'Europa. E a me fa molto piacere e considero molto importante che ci sia una razionalizzazione anche delle modalità con le quali la rappresentanza dell'impresa e del lavoro si riorganizza in funzione degli obiettivi strategici che stiamo perseguendo. Penso innanzitutto alle potenzialità che ha la nostra regione. Noi usciamo da una crisi, tutto il paese per la verità, usciamo da una crisi economica molto pesante, tra le più pesanti dei decenni scorsi. 8 anni di recessione l'hanno pagata le famiglie, le persone, le imprese. Sappiamo bene a cosa abbiamo dovuto assistere, a chiusure, a fallimenti, addirittura a suicidi di imprenditori che hanno visto scomparire il lavoro di una vita e le prospettive, non solo del loro risultato personale, ma anche del rapporto con i loro dipendenti, i loro collaboratori. Ma a me è sempre molto, diciamo, emozionato, posso usare questo termine, il fatto che molte delle motivazioni che hanno portato gli imprenditori a scelte più dolorose siano state legate non tanto e soltanto al loro profitto, quanto soprattutto al loro rapporto con le persone con cui lavorano. Questo dà un'idea di comunità che per il nostro territorio è fondamentale, ma è fondamentale anche perché, guardate, la ripresa economica che è in atto, una ripresa fragile ma certa, ha bisogno che non si affronti soltanto l'aspetto quantitativo della ripresa, ma si affianchi un aspetto qualitativo. E la componente della qualità è sicuramente le relazioni, il rapporto tra le persone, quell'idea di comunità che ci fa scommettere e giocare sul futuro. Da questo punto di vista il nostro territorio ha grandi possibilità. Il biglietto da visita dell'Italia nel mondo è il Made in Italy. E noi lo possiamo giocare, lo stiamo giocando con grande autorevolezza. Non dimentichiamoci che l'Italia è la secondo paese manifatturiero d'Europa e il Veneto è una delle prime regioni d'Italia e quindi d'Europa per attività manifatturiere. E a proposito di Made in Italy, quando si parla di questi prodotti, del loro design, beh, dietro c'è sempre un'industria tessile, chimica, meccanica, agroalimentare che dà vita a quel prodotto così apprezzato nel mondo intero. Ma contemporaneamente noi siamo il primo paese al mondo per patrimonio artistico e non dimentichiamoci che il Veneto è la prima regione d'Italia per flussi turistici. Peraltro, se noi mettiamo insieme le straordinarie risorse dalle montagne al mare, dalle spiagge ai laghi, alle città d'arte, notevole numero di città d'arte, capiamo questa opportunità. C'è bisogno di un disegno che faccia sì che questo patrimonio diventi ancora più razionalizzato, gestendo bene i flussi. E non dimentichiamoci nemmeno che noi siamo la porta verso l'est Europa e verso il centro Europa. E quindi la possibilità che la nostra struttura, le nostre infrastrutture portuali, aeroportuali, di trasporti, di interporti,
rappresentino questa potenzialità verso il centro Europa e l'est Europa è sicuramente una carta vincente. Quindi industria manifatturiera, turismo e cultura e logistica sono i tre assi portanti che devono poggiare su una struttura di servizi basata innanzitutto sulla grande diffusione del digitale. Ormai si compete se si è capaci di relazionarsi con la cultura della conoscenza e la cultura digitale. Siamo indietro, il PIL, il digitale occupa il 22% del PIL mondiale, l'Italia è il 18%, quindi siamo sotto, ma addirittura contro un 33 degli Stati Uniti e 32 della Gran Bretagna. Quindi abbiamo bisogno di implementare, di investire. D'altra parte però, quando un paese è arrivato al 18% del suo prodotto interno lordo in un settore, vuol dire che questa scelta è oggettivamente irreversibile. Possiamo e dobbiamo soltanto andare avanti. Si configura così un'idea di sviluppo, un'idea di crescita, che è esattamente quella sulla quale noi abbiamo bisogno che ci sia il concorso di tutte le istanze economiche del territorio. Come sapete, noi abbiamo fatto un documento di economia e finanza approvato dal Parlamento nei giorni scorsi, prudente ma non remissivo. Prudente perché abbiamo ridimensionato all'1,2 il calcolo dello sviluppo, ma lo abbiamo fatto perché vogliamo essere seri, non vogliamo creare illusioni ottiche, ma abbiamo offerto in questo modo un dato credibile, un dato di crescita misurabile e credibile. È già il secondo anno che comunque siamo col segno più nella crescita, ma non soltanto, non è remissivo, perché i contenuti sono esattamente collegati a quelle prospettive di sviluppo di cui ho parlato prima, attraverso anche scelte concrete che adesso non ricordo, se non per dire il superammortamento che offre alle imprese nuove opportunità, il patent box di cui poco si parla, ma che invece rappresenta un elemento di straordinaria novità nel panorama legislativo italiano e così via. Ecco, questo è l'impegno che noi vediamo davanti a noi. Da questo punto di vista, il ruolo degli istituti di rappresentanza del lavoro è davvero importante. Abbiamo superato una fase, diciamo, delicata, stiamo continuando nei processi di risistemazione, di riorganizzazione, ma possiamo dire, direi a questo punto, che il ruolo delle Camere di Commercio è riconosciuto. È riconosciuto nella capacità che stanno dimostrando alcune di loro, come la vostra, di trovare vie d'uscita innovative anche dal punto di vista dell'organizzazione. In quest'ottica allora io penso che la collaborazione che voi state mettendo in campo tra di voi innanzitutto, con le altre Camere, ma con le intere istituzioni del nostro Veneto e di conseguenza del nostro Paese, sia di buon auspicio per la crescita futura. L'impegno del Governo è in questa direzione, il mio personale è quello di assicurarvi tutte le relazioni e i rapporti che voi riteniate opportuni anche in futuro, e spero di avere un'occasione a breve di poter personalmente essere assieme a voi a incontrarci per garantirci una prospettiva comune di sviluppo e di crescita. Grazie a tutti e buon lavoro.